Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi la lettura degli Atti degli Apostoli ci fa vedere che anche nella Chiesa delle origini emergono le prime tensioni e i primi dissensi. Nella vita i conflitti ci sono. Il problema è come si affrontano. Fino a quel momento l'unità della comunità cristiana era stata favorita dall'appartenenza ad un'unica etnia, ad un'unica cultura, quella giudaica. Ma quando il cristianesimo, che per volere di Gesù è destinato a tutti i popoli, si apre all'ambito culturale greco, viene a mancare questa omogeneità e sorgono le prime difficoltà. E in quel momento serpeggia il malcontento, ci sono lamentele, corrono voci di favoritismi e disparità di trattamento. Anche questo succede nelle nostre parrocchie. L'aiuto della comunità alle persone disagiate, vedove, orfani e poveri in genere, sembra privilegiare i cristiani di estrazione ebraica rispetto agli altri. Allora, davanti a questo conflitto, gli apostoli prendono in mano la situazione. Convocano una riunione allargata anche ai discepoli. Discutono insieme la questione, tutti. I problemi, infatti, non si risolvono facendo finta che non esistano. Ed è bello questo confronto schietto tra i pastori e gli altri fedeli. Si arriva dunque ad una suddivisione dei compiti. Gli apostoli fanno una proposta che viene accolta da tutti. Loro si dedicheranno alla preghiera e al ministero della parola, mentre 7 uomini, i diaconi, provvederanno al servizio delle mense per i poveri. Questi 7 non vengono scelti perché esperti in affari, ma in quanto uomini onesti, di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza. E sono costituiti nel loro servizio mediante l'imposizione delle mani da parte dell'Apostolo. E così, di quel malcontento, di quelle lamentela, di quelle voci di favoritismo e disparità di trattamento, si arriva a una soluzione. Confrontandoci, discutendo e pregando, così si risolvono i conflitti nella Chiesa. Confrontandoci, discutendo e pregando, con la certezza che le chiacchiere, le invidie, le gelosie non potranno mai portarci alla concordia, all'armonia o alla pace. È stato lì anche lo Spirito Santo a incoronare questa intesa e questo ci fa capire che quando noi lasciamo allo Spirito Santo la guida, egli ci porta all'armonia, alla unità e al rispetto dei diversi doni e talenti. Avete capito bene? Niente chiacchiere, niente invidie, niente gelosie. Capito? La Vergine Maria ci aiuti ad essere docili allo Spirito Santo, perché sappiamo stimarci a vicenda e convergere sempre più profondamente nella fede
e nella carità, tenendo il cuore aperto alla necessità dei fratelli. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic udixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum litificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, preunde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Ex lux perpetua lucea eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc ut usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, gravi inondazioni hanno devastato ampie zone dei Balcani, soprattutto in Serbia e Bosnia. Mentre affido al Signore le vittime di tale calamità, esprimo la mia personale vicinanza a quanti stanno vivendo ore di angoscia e di tribolazione. Preghiamo insieme la Madonna per questi fratelli e sorelle che sono in tanta difficoltà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ieri a Iasi, in Romagna, è stato proclamato beato il vescovo Anton Dulcovici, martire della fede. Pastore zelante e coraggioso, fu perseguitato dal regime comunista rumeno e morì in carcere. Morì di fame e sete nel 1951. Insieme con i fedeli di Iasi e di tutta la Romania, rendiamo grazie a Dio per questo esempio. Saluto tutti voi, romani e pellegrini. Le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni, le scuole. In particolare saluto gli studenti delle scuole cattoliche di Madrid e Pamplona, quelli provenienti dal Messico e da Colombes nella Francia, i ragazzi della scuola Nostra Signora della Neve di Genova, i bambini del centro Volto Santo di Bari. Saluto le delegazioni delle città di Perth, Australia e Vasto, Italia, gemellate da 25 anni, i fedeli di Tombolo, Grezzana, Cerignona, San Biagio, San Fiorano, Parabita, Patù, Bronte, Cassino e Dogana. Il coro di Brindisi
il circolo anziani di Locara, la piccola fraternità Emmaus di San Benedetto del Tronto, i ragazzi di Lodi e quelli di Atri. Incoraggio le associazioni di volontariato venute per la giornata del malato oncologico. Prego per voi, per i malati e le famiglie. E voi pregate per me. A tutti auguro una buona domenica. Buon pranzo e arrivederci.